Sì, importante perché dà anche forza ai ragazzi. Poi c'è da lavorare giorno e notte perché in fase di possesso potevamo usare molto meglio le ripartenze e anche nello sviluppo siamo ancora tanto macchinosi. Però come spirito, come atteggiamento, come voglia di non prendere gol, come voglia anche di portare a casa punti, mi è piaciuta molto. Buonasera, mister. Buonasera. Ah no, c'è Luigi. Se c'è Luigi, lascia Luigi. Vai, Luigi, vai. Buonasera, mister. Io volevo Buonasera. fare, probabilmente più di quello che ha fatto il suo Pescara stasera non si poteva chiedere, calcolando le assenze che aveva, insomma, soprattutto quella di Setari. Quindi credo, non ho ascoltato la risposta che ha dato poco fa, mi sono appena collegato. Penso che sia un ottimo punto, calcolando la partita che ha fatto il Pescara accorta e attenta, cioè un Pescara molto molto pratico, pragmatico. Non so se è d'accordo con me. Sì, come attenzione, come voglia di non prendere gol, è stata una partita, mi ripeto, molto giusta. Dobbiamo migliorare perché anche nella seconda fase, secondo tempo, secondo me, con un pochino più di lucidità, potevamo entrare meglio nei loro fianchi. Però, insomma, c'è da lavorare, però l'importante è che ci sia questa base, questo atteggiamento, questa voglia di non prendere gol. Mi è piaciuto anche stavolta l'atteggiamento da parte di chi è entrato, che ha rialzato i ritmi e ha dato intensità contro una squadra che in ogni caso è in crescita e ha uno dei migliori attacchi come gol fatti del campionato. E se tu al di là di qualche tiro da lontano hai concesso veramente poco. Ecco, volevo Ecco, fare una mister. domanda, mister. Buonasera, Massimo Buonasera. Profeta. Chiaramente lei ha in mente un calcio aggressivo ed è giusto che sia così perché deve assecondare, diciamo, la sua idea, però in questo momento non si può fare per tanti motivi, quindi credo che la partita sia stata molto intelligente sotto questo profilo, giudiziosa dal punto di vista tattico. È chiaro che bisogna migliorare, però di meglio forse non si poteva fare questa sera. Dobbiamo usare meglio un pochino quando ripartivi, perché con un pochino più di lucidità, tante volte abbiamo ancora il vizio di tornare indietro. E invece ci sono due o tre situazioni, sia a destra che a sinistra, che magari puoi portare a casa un cross, e dai cross nasce sempre qualcosa, basta pensare al primo gol che hai fatto contro il Vicenza. Però sì, insomma, solo il campo e l'allenamento ti danno questo tipo di certezze. In questo momento è importante sempre muovere la classifica e trovare anche quelle soluzioni che magari provi poco, perché logicamente il tempo non hai a disposizione. Sull'intensità si vive un po' la giornata, in che senso? Soprattutto adesso che giochi ogni 3 giorni, anch'io ho bisogno di conoscere i ragazzi, capire che tipo di recuperi hanno bisogno, che tipo di atteggiamento hanno, però. Tipo oggi chi è entrato è stato veramente bravo a rialzare i ritmi e a portare sulla squadra di più di 10 metri. Quindi ci stiamo scoprendo perché appunto è ancora poco che lavoriamo insieme. Nello scoprirci, l'importante è portare a casa punti. Ecco, mister, però, buonasera Valerio De Carolis. Non dico che ci siano stati due Pescara, però sicuramente il Pescara dal 55esimo, 60esimo in poi è stato un altro Pescara, cioè i cambi sono stati fondamentali, non è che non si può limitare a dire mi sono piaciuti come sono entrati, cioè c'è stato proprio un cambio di passo, cioè tre giocatori che erano un peso a mio avviso, come Memusce, Valdifiori e Capone. Che sono un peso per questa squadra, per le potenzialità invece che poi hanno dimostrato gente come Fernandes, come lo stesso Setter, che sappiamo ha i minuti limitati in campo, però questi giocatori hanno dimostrato di essere in questo momento più funzionali rispetto a Valdifiori, che è molto compassato, torna sempre dietro, Memushai che non ce la fa, e Capone che, mister, forse è la terza volta che le dà la possibilità, ma credo che non l'abbia mai accontentato perché davvero delle volte è anche abbastanza fastidioso vederlo oggettivamente, questo è un mio parere. A me piace vedere più partite dentro la stessa partita e quindi ci sono momenti che cerchi certe cose e momenti che ne cerchi altre. Per me Memusciai e Valdifiori sono giocatori fondamentali perché hanno, anche Memusciai tipo, ma tutti e due, a me piacciono tutti e due da una vita e li reputo giocatori importanti. Come reputo importanti in ogni caso chi entra, e non è che ci sono delle gerarchie già definite, però in questo momento noi abbiamo veramente bisogno di tutti quanti. Capone ha un potenziale enorme,
che tutti quanti speriamo che tira fuori il prima possibile, però quanti giocatori hanno bisogno anche di un po' di fiducia, bisogna lavorarci, ma va bene, perché in quello che si fa, che si prova, a me piace soprattutto l'atteggiamento. Poi dopo i margini di miglioramento sono enormi, adesso soprattutto che ci sono i 5 cambi, c'è veramente bisogno di avere tante frecce al proprio arco, e quindi più giocatori riusciamo ad avere in certi momenti, e più riusciamo magari appunto anche a cambiare la partita in corso. Mister, buonasera, Francesco buonasera. Paolo Salviani. Ecco, c'è stato però un passo in avanti, forse nel saper soffrire, no? Dal punto di vista della mentalità di questo Pescara, che servirà tantissimo nel futuro. Beh, anche la partita di Ascoli è stata una partita di dove si è sofferto. Quella di Vicenza non è che non si è sofferto, abbiamo provato in casa a fare una partita un pochino diversa, perché se tu guardi le occasioni concesse alla Vicenza non è che sono state tantissime, noi abbiamo provato anche andarli a prendere, però il Vicenza verticalizzava subito per i quattro davanti, e da là abbiamo anche imparato la lezione, perché il Pisa più o meno fa lo stesso gioco, però rispetto al tipo di gara abbiamo cercato di chiudere certe linee di passaggio e di lavorare più sui raddoppi. È quello che ci siamo detti l'altra volta. Purtroppo le partite ti danno gli spunti per lavorare quando hai poco tempo, però è importante appunto che da questo la squadra sia pronta subito a recepire e a mettersi a lavorare per trovare soluzioni, come è stato oggi. Se io le volevo fare una domanda sulla linea difensiva, quando certe partite non si possono vincere è meglio non perdere. Oggi il Pescara comunque ha dimostrato che con Gutte e Scognamiglio, due comunque novità rispetto alle precedenti apparizioni, hanno dato buone risposte. Ecco, potrebbe essere questa la formula giusta, anche guardando in prospettiva. Arriverà il Monza la prossima partita, stasera qualche golletto a Lentella, 5 ne ha fatti, quindi insomma potrebbe essere anche di buon auspicio provare a rodare questa linea difensiva, aspettando poi qualche buona notizia dal mercato di gennaio. Adesso bisogna anche valutare nei prossimi giorni lo stato di affaticamento e di energie disponibili, perché adesso magari uno ha delle idee, però domani o dopodomani bisogna valutarle con calma. Hanno fatto una buona prova, come mi è piaciuto anche come hanno lavorato i quinti, quindi è stata una buona gara da parte di tutto il pacchetto difensivo, ma aiutata anche dal lavoro dei centrocampisti e anche degli attaccanti. Quindi hanno giocato perché danno una certa affidabilità, e quindi non è detto che non sia così anche in futuro, però appunto dire ancora o dire già cosa succederà i prossimi giorni diventa un po' difficile. Massimo, posso intromettermi? Vai. Scusate ragazzi, scusate l'intrusione. Ciao mister, ciao Roberto, sono Daniele Barone di Sky Sport. Ne approfitto perché domani ho la rubrica di Serie B. Volevo da te una valutazione sulla bassa classifica. Mi sembra che si stia camminando un po' lentamente. Lentella ha perso ancora, la Cremonese non velocizza il passo, il Pisa stesso ha pareggiato con voi. Cioè, a poche giornate, alla fine del giro d'andata, qual è il tuo pensiero su questa parte bassa della classifica in generale? Anche i nuovi allenatori che sono subentrati mi sembra che stiano facendo un po' di fatica. Vedi anche Delio Rossi con l'Ascoli. È un campionato molto equilibrato. Ha delle variabili diverse dal solito, tipo il fatto che nessuno ha fatto ritiro, tipo il fatto che non hai fatto amichevoli. E quindi logico che certe cose le provi un pochino sul campo, e questo porta magari, se non trovi subito le soluzioni, anche a far fatica. C'è molto equilibrio, noi dobbiamo in ogni caso fare un percorso su noi stessi, ma non perché vogliamo fare i fenomeni, ma perché far tabelle su qualcuno adesso diventa veramente, secondo me, difficile. Dobbiamo fare il nostro percorso e concentrarsi su una partita alla volta. Oggi volevamo dare questo tipo di prestazione, cioè cercare di non subire gol e cercare anche in ogni caso di provare a vincere. Siamo riusciti a non subire gol, dobbiamo migliorare se vogliamo sfruttare quelle che sono le nostre caratteristiche offensive, però in ogni caso va bene così. Adesso viene il Monza, che è una squadra che è in ripresa, che sta facendo, ha fatto le ultime partite molto molto bene, cercheremo di prepararla al meglio,
sapendo che ogni squadra ha dei punti deboli e sapendo che in ogni caso noi dopo, appunto, dobbiamo essere bravi a, a lavorare su noi stessi. Grazie, ecco, mille. Volevo fare una domanda, mister, velocemente, sì, che poi insomma è quello che ha detto poc'anzi, no? Cioè io mi riferivo proprio al fatto che la lezione è servita, nel senso che in questo momento probabilmente per alcune criticità, per le condizioni magari anche fisiche della squadra, è difficile andare a fare la partita nella metà campo avversaria. Cioè oggi abbiamo visto davvero un Pescara più compatto, come avevamo già visto per esempio ad Ascoli, rispetto alla gara col Vicenza, dove sì, si è creato, però si è concesso anche troppo. L'obiettivo è di avere più alternative, avere dei momenti che magari o gare che vai a prenderli alti, momenti che magari come questa puoi anche aspettare un pochino più basso. Non è che dipende solo dalla gamba, ma anche dalla, dall'atteggiamento degli avversari. Faccio un esempio: se tu trovi un avversario che palleggia, puoi anche andare più alto, perché in ogni caso i riferimenti c'hai tutti davanti. Se tu quando vai a aggredire alto, come è successo col Vicenza, loro in ogni caso non ci pensano e scavalcano tutto quello che è il centrocampo, in questo momento non abbiamo in effetti quel tipo di gamba per accorciare da una parte e dall'altra. E anche i meccanismi, né marcature preventive né coperture vanno migliorati. Sì, infatti il Pisa è molto simile al Vicenza, questo volevo dire. Sì, ci sono tante squadre in B che non ci pensano tanto e vanno davanti subito. Con queste andare in avanti diventa un pochino dispendioso e porta pochi benefici, perché anche se vai a pressarli calciano, quindi serve a poco. Noi dobbiamo nel tempo creare tante alternative in base alla partita e soprattutto poi in fase di possesso dobbiamo snellire la palla e cercare, per esempio, quelle poche volte che siamo andati da quinto attraverso qualche passaggio al quinto posto e creato subito qualcosa di interessante. Questo dobbiamo farlo con più frequenza e con più fluidità. Posto? Sì, nel discorso di imparare da ogni partita, questa è stata tra le tre quella che hai meno tirato in porta, perché se tu guardi la partita con Vicenza hai fatto 17-18 tiri, con l'Ascoli ha fatto i gol, quindi sei passato da due partite dove hai fatto due gol a partita a zero. Però insomma ci sta anche, abbiamo parlato sta gara in due giorni, per con un modulo che sotto la mia gestione incontri per la prima volta, quindi con difficoltà che ancora fanno parte del lavoro che dobbiamo fare. Io i ragazzi li seguo tutti quanti. Logico che poi appunto bisogna essere bravi anche a capire in quel momento cosa può servire. Non è così scontato, proprio perché puoi provare poco. Però insomma, penso che sia importante oggi aver portato a casa questo punto. Su questo dobbiamo lavorare, come sapevamo, ma su tutte e due le fasi, non solo su quella di possesso. Credo che appunto quando dico che abbiamo dei margini di miglioramento importanti ce l'abbiamo da tutti i punti di vista. A posto? Posso fare un'ultima domanda, Max? No, era una curiosità, mister. Dipende, se fai la domanda non faccio venire i giocatori. È stata una scelta tecnico-tattica o per motivi di natura fisica? Non ho sentito, scusi. No, dico la sostituzione di Memusciai per motivi tecnico-tattici, una scelta tecnica oppure motivi fisici? No, è una scelta di tattica, perché volevo alzare i ritmi là in mezzo. Memusciai ha speso moltissimo con Vicenza, siccome faceva una partita veramente importante, e oggi magari ci sta anche che abbia tirato un po' il fiato su meccanismi che ancora appunto vanno gli altri, quindi magari ti fanno spendere un pochino più energie.